Sindaco, ci troviamo alla Badia Grande, struttura che è gestita dalla Vertigo e da Sino Caracappa. Se ne parla ormai da giorni, ma è vero che sarà lui il prossimo assessore al turismo del comune di Sciacca? No, questo ancora non lo possiamo dire, non lo possiamo sapere. Ad oggi il nostro assessore è l'ingegnere Mario Tulone, che continua a lavorare in maniera indefessa, veramente con grandissima passione, sempre in giro tra un appuntamento e l'altro, quindi veramente molto impegnato. Quindi questo è quello che oggi l'assessore Tulone ha più volte detto e mi ha più volte detto che ci sono degli impegni professionali che potrebbero portarlo fuori da Sciacca o comunque che potrebbero impegnarlo particolarmente, quindi è una cosa di cui si sta parlando anche con lui. Io spero sempre che lui riesca a conciliare i suoi impegni professionali con questa carica che secondo me svolge in maniera eccellente, e quindi è un discorso che in questo momento, proprio oggi, non è un discorso all'ordine del giorno. Ma lei chiederà al PD, che è la componente politica che ha indicato l'assessore Tulone, di darle una rosa di nomi o vorrà scegliere in maniera autonoma? Allora, le esigenze che noi abbiamo sono evidenti, questo è anche un momento in cui si deve discutere, noi stiamo preparando il bilancio, io proverò a fare anche un bilancio condiviso per la città e quindi comunque a capire quali sono le esigenze senza compartimenti stagni, senza paletti che riguardano poi necessariamente una parte politica, un partito politico. Con riferimento eventualmente alla posizione dell'ingegnere Tulone, e anche questo è normale, è logico che, così come sempre abbiamo fatto, ne parleremo con il partito, ne parleremo con tutto il PD per capire se dovesse lasciarci, ma io sempre auspico che non sia così, cosa e come sostituirlo. A proposito di estate, sappiamo che chiaramente il bilancio deve essere ancora approvato, ma lei ha idea dell'importo che potrebbe essere messo a disposizione dell'amministrazione per organizzare la prossima estate Saccenza? Allora, anche quello. Per ora stiamo lavorando al bilancio, quindi si sta lavorando anche all'imposta di soggiorno. Io devo dire che ho dato un'indicazione chiara anche in coalizione, nel senso che quest'anno l'imposta di soggiorno, oltre alle attività proprie che riguardano anche l'estate, ma io credo che debba avere una destinazione che curi molto l'aspetto decoro della città, che curi molto quello che rimane alla città, a prescindere dallo spettacolo che è soltanto un giorno, un momento. Quindi promozione del territorio, comunicazione, cultura, tanta cultura, ma soprattutto decoro, tutto quello che può essere calato nell'imposta di soggiorno, dalle manutenzioni alle spiagge, a veramente il decoro dei luoghi della città, e che possa cambiare, anche se non del tutto, ma cambiare un po' il volto di accoglienza della nostra città. Quindi su questo si sta discutendo, perché proprio è un atto propedeutico al bilancio, quindi si sta parlando dell'imposta di soggiorno. Anche sull'imposta di soggiorno io credo che faremo a breve un tavolo con tutte le componenti politiche in consiglio comunale e anche con le associazioni, ovviamente, di commercianti, di albergatori, insomma tutti quelli che comunque lavorano e vivono di turismo nella nostra realtà, per sentire le loro esigenze e per capire se ci sono le condizioni di avere una costruzione, una ripartizione dell'imposta di soggiorno che ci trovi tutti d'accordo. Lei pensa che si possa arrivare anche a 100.000 euro come importo complessivo? Noi abbiamo un'imposta di soggiorno nell'ordine di circa 800-850.000 euro, diciamo, annuale. E teniamo conto che c'è sempre il carnevale che assorbe l'imposta di soggiorno e che ha già assorbito l'imposta di soggiorno, però un margine per poter discutere concretamente di quali attività portare avanti, su cosa puntare, ripeto, nella concertazione più ampia, almeno questo è il mio desiderio, poi non so fino a che punto
sarà seguito dagli altri, però il mio desiderio è condividere questa scelta, perché in questo momento che c'è così tanta attenzione su Sciacca e l'evento Dolce & Gabbana ne è testimonianza, io ritengo che al di là delle connotazioni politiche dobbiamo esattamente capire cosa vogliamo che Sciacca sia dal punto di vista dell'accoglienza turistica. Si potrà andare anche ad una rivisitazione delle deleghe, sappiamo ad esempio che l'ingegnere Tulone si occupava sia di randagismo ma anche di turismo, diciamo che due settori che non sono proprio affini. In una prospettiva sì, ma in una prospettiva che non è poi neanche così lontana, ricordiamoci che noi siamo uno dei comuni che può portare gli assessori a 7 dai 5 attuali, ed è una cosa che io coltivo, perché sono tante le deleghe, è una realtà complicata, la nostra in questa è una fase realtà immagino complicata, ma anche di questo secondo me bisogna cominciare a parlare adesso, nel più breve tempo possibile, soprattutto nell'ipotesi di rimodulazione, di costruzione di deleghe, a quel punto parlarne su 7 diventa una cosa anche più seria. Quindi è corretto dire, alla luce di quanto lei ci sta riferendo, che non è escluso che questo ampliamento, che ricordiamo però manterrebbe i costi complessivi quelli attuali e quindi non ci sarebbe un aggravio di spesa per le casse del comune, questo ampliamento potrebbe avvenire anche in questa fase? Si deve cominciare a parlare adesso, secondo me sì, assolutamente sì, poi i tempi non so quando, però è evidente che bisogna cominciare a parlarne adesso, perché questa è una fase in cui si fa il bilancio, una fase in cui si costruisce tutta l'attività e la programmazione, e allora credo che già in questa fase, subito dopo Pasqua, subito dopo queste festività, si debba anche cominciare a parlare con la coalizione, ma non solo con la coalizione, capire esattamente come fare, perché puntare su 7 assessori credo che sia una necessità per il nostro comune, peraltro il fatto che non comporti un aggravio per le spese e per il bilancio del comune ancor di più. D'altronde siamo tutti molto molto oberati, gli assessori hanno tantissime deleghe ciascuno, molto diverse tra di loro, e ovviamente questo poi rallenta l'attività, perché poi si è umani, cioè non si è supereroi.